ora siamo qui a Merano, un anno fa eravamo a Guangzhou con una staffetta nuova e siamo arrivati quarti al mondiale e ci preparavamo a una stagione olimpica importante. Invece è stato tutto rimandato all'anno prossimo. Adesso c'è il Sette Colli che è molto importante, che abbiamo, dopo il lockdown abbiamo anche degli stimoli in più per fare bene. Come abbiamo visto dagli ultimi assoluti di dicembre, gli avversari a 206 libero sono molti e siamo tutti più o meno allo stesso livello. E siamo anche tanti, ora vi dico cosa penso dei miei rivali. Vi dico i pregi dei miei avversari. Matteo Zuin, il braccio di Matteo Zuin. Matteo Ciampi, beh, le virate. Pippo Melli, forse la nuotata. Stefano Ballo, la voglia di mettersi in gioco. E adesso lui è di colonna, nulla. E Nicola è tosta, per me è tosta. Lo scopriamo il prossimo anno. Sì, adesso è quasi un anno che mi sono trasferito al Centro Federale di Ostia e mi è venuto Stefano Morini e Cristian Galenda. Galenda sì, ormai erano, cioè, sono già 4 anni che mi hanno con lui, quindi lo conosco molto bene. E il Moro lo sto imparando a conoscere adesso piano piano. Con il Moro mi sono trovato molto bene perché c'è stato un punto di incontro importante, visto che io non faccio proprio le distanze che fanno gli altri ragazzi, è un po' più della velocità e lui mi è venuto molto incontro, è stato disponibilissimo per gli allenamenti diversificati e tutto il resto, e di questo sono contentissimo. Negli allenamenti di Morino mi piace molto l'aerobico in generale, per il resto posso far tutto, diciamo. La mia passione per il nuoto, diciamo, è nata grazie ai miei fratelli, mio fratello e mia sorella che nuotavano, sono entrambi i più grandi, e grazie a mio zio che ha una piscina, era anche il mio vecchio allenatore quando mi allenavo a casa. Ho nuotato nella prima piscina di casa a Grotta al Mare fino a 15 anni se non sbaglio, con mi allenava mio zio Attilio. E poi da 15 anni mi sono spostato all'Infernetto, alle Fiamme Gialle, dove ho conosciuto Cristian Galenda. Appena sono arrivato all'Infernetto, cioè alle Fiamme Gialle, mi sono qualificato per gli Aero Junior nei 100 stile libero, quindi ero principalmente, sì, facevo 100 stile, ho fatto anche la 4% dove sono arrivati i secondi. E poi l'anno successivo ai campionati italiani giovani di vasca corta ho fatto anche 200 stile, 1.45 e qualcosa, e da lì ho iniziato anche a preparare i 200 stile. E i 200 stile mi piacciono perché è una gara veloce, ma anche ci vuole anche abbastanza resistenza. Invece una gara che non farei mai è un 4, un 8, un 1.500.